prima cosa sul campo, soprattutto sull'erba, quindi spingiamo la palla perché comunque tende a frenare abbastanza alto, ok? Sul rimbalzo, sulla palla strisciata, se poi prende delle come dire, che salta o non salta, dobbiamo stare attenti nel riscaldamento cercando di capirlo subito, perché secondo me sicuramente non è un campo sintetico, ok? E noi non sempre siamo stati bravi ad adattarci come l'avversario. Secondo me in casa, su questo campo, perché sono abituati, perché comunque riescono, secondo me, a sfruttarlo nel miglior modo possibile, è una squadra comunque ostica, che è andata a fare anche risultati contro squadre importanti, vedi Salarolo, comunque lasciando stare ovviamente l'ultima osteria, ok? Però è una squadra che va giocata bene al 120%. Ragazzi, al grande cuore, Partita che vale una stagione, quella che quest'oggi andremo a vedere tra Trebbo ed MSP. Siamo agli sgoccioli di questa stagione calcistica, è l'MSP che si gioca la permanenza in promozione. Ecco, quest'oggi probabilmente con un punto l'MSP potrà ufficialmente dire salva. Minuto di raccoglimento e squadre pronte a darsi battaglia in questa sfida epica. Parte dunque il Trebbo con il possesso del pallone. Terzo minuto, ottima la giocata in mezzo al campo per il contropiede con il nostro Goyormella, che prova il filtrante all'interno dell'area di rigore. Ottima la chiusura da parte del Trebbo. Partita che, come immaginavamo, si sviluppa soprattutto a centrocampo. Bravo Licciardo qui in appoggio. Ancora lancio verso Licciardo. Ottimo l'aggancio. Poi prova il tiro. Debole. Para facilmente il portiere. 18esimo. Il lancio per Goyormella. Luca Goyormella sull'out di sinistra. Goyormella, parte il cross. Alfredo Bartolini. Con l'esultanza classica del corriere Bartolini. Osamu che esulta. Vantaggio quindi dell'MSP. Gol importantissimo, perché i tre punti garantirebbero la permanenza in promozione. Qui ottima la parata da parte di Simone Pechini. Anch'egli uno dei fautori di questa cavalcata dell'MSP per la permanenza in promozione. Qui fallo sulla tre quarti campo per il Trebbo. Vediamo, parte lo spiovente all'interno dell'area. Il colpo di testa in sponda, prova la sforbiciata, ma non riesce a recuperare il pallone. Ancora l'MSP e parte in contropiede ancora per Luca Goyormella. Questa volta chiuso bene, ma ancora Luca combatte. Poi cerca il passaggio verso Ricciardo, la chiusura da parte della difesa, ma recupera ancora una volta il pallone l'MSP con questa diagonale difensiva del nostro numero 3. Messa laterale per il Trebbo, parte il cross con il destro, il colpo di testa spizzato sul secondo paro, ancora il pallone per la compagine del Trebbo, prova nuovamente un cross, chiusura in calcio d'angolo. Proprio su questo calcio d'angolo il pallone che viene messo all'interno dell'area di rigore, chiusura ottima ancora da parte della difesa, ancora campanile all'interno dell'area e fa buona guardia Simone Pechini. 45esimo minuto. Qua prova un pressing alto la nostra squadra di Monte San Pietro e recupera il pallone. Ah, c'è stato un fallo in precedenza. Calcio di punizione, lancio lungo, spiovente dentro l'area di rigore, fa buona guardia ancora la difesa dell'MSP. Fine primo tempo, ragazzi, ottimo così, 1-0 per noi dopo un primo tempo abbastanza bloccato. Tra un po', se inizia a piovere come si deve, potrebbe bagnarsi non poco e quindi potrebbe cambiare anche proprio l'assetto della partita e cambiare la gara. Io spero che i ragazzi possano continuare così. Come hai visto la partita? Bene, bene, belli compatti, solidi, manca un punto per la salvezza. Stiamo facendo tre, speriamo di...
Detto questo, signori, ci vediamo direttamente nel secondo tempo di questa splendida gara. Dai, forza MSP! Siamo dunque già con le immagini al secondo tempo. Siamo al 48esimo, il rilancio per il bomber di casa del Trebbo, il numero 9, che appoggia cercando supporto sui propri compagni. Poi l'apertura per l'esterno destro del Trebbo, c'è spazio sull'out di destra, parte il cross, fa buona guardia la difesa, poi un po' in difficoltà il numero 5 dell'MSP concede un calcio d'angolo. 49esimo, parte il cross sul centro area, il colpo di testa del bomber numero 9, ancora lì il pallone e la rete del bomber, il numero 9 del Trebbo, che approfitta di una sbavatura della difesa. Qui un gesto di Simone Pechini che un po' troppo agitato, il numero 9 segna il pareggio, dunque 1-1 tra Trebbo e MSP. Qui un lancio lungo, una buona guardia al portiere del Trebbo. 64esimo, ancora Trebbo che combatte, ha bisogno di questo gol, anche il Trebbo cerca punti importanti, parte il cross da parte del numero 9, ancora calcio d'angolo a favore della squadra di casa. Parte il cross, Simone Pechini con i pugni riesce a ribattere il pallone che rimane fuori dall'area, cerca di gestirlo e di rimetterlo all'interno dell'area, ancora all'esterno sinistro, parte il tiro, la deviazione, il palo e poi la rete! Trebbo in vantaggio, il tap-in vincente, questo gol importantissimo per il Trebbo, veramente una doccia congelata e gelata sotto la pioggia di Trebbo, 2-1, 70esimo. MSP che deve assolutamente cercare il pareggio, qui ci prova con Luca Goiormella, fa buona guardia la difesa del Trebbo e adesso attenzione al contropiede con il numero 9 che gestisce in maniera ottimale il pallone, si gira, squadre completamente spaccate, tiro dai 25 metri, palla che si perde sul fondo, ma ottima la giocata del numero 9 del Trebbo. Abbiamo visto i primi cambi, è entrato il numero 18 per l'MSP. Qua c'è il giro palla, il pressing da parte del numero 18, che attenzione, ruba il pallone dentro l'area e solo viene steso. Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'MSP con Luca Goiormella, il pareggio dell'MSP. Glaciale, il nostro Luca Goiormella risulta anche off Samuel. Importantissimo questo gol, 2-2, potrebbe dare la matematica salvezza all'MSP, 81esimo. Il rilancio lungo, il colpo di testa da parte del bomber numero 9 del Trebbo. Poi ancora la difesa dell'MSP un po' in difficoltà, ma comunque riesce a ricontrollare il possesso e far ripartire i suoi. Poi ancora un pallone perso, un tunnel, un fallo. C'è molta confusione, c'è molta concitazione. Qui c'è un cartellino giallo. Pallone messo in mezzo da questo calcio di punizione. Pallone che però si perde ancora sul fondo, 88esimo, importantissimo mantenere l'equilibrio soprattutto in questi momenti. Simone Pechini in uscita fa ottima guardia, importantissimo, 89, 53 secondi, parte il lancio lungo in direzione dell'attacco e finisce qui, l'MSP è ufficialmente salvo, incredibile, una giornata dal termine, l'MSP si porta a casa la salvezza. Signori, signori, l'outro che tutti stavamo aspettando. L'outro che tutti stavamo aspettando. L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Dopo un anno sudato, dopo un anno di sacrifici, almeno per voi, per voi ce l'abbiamo fatta. Ma è ufficiale o non è ufficiale? Sì, ufficiale. Manca l'ultima partita. Sì, vabbè. Sì, però siamo matematicamente sali. La roba qua è matematica. Cioè, non si può sbagliare, i capisci? No, i numeri parlano chiaro. Partita bellissima perché siamo partiti 1-0, poi dopo ci hanno recuperato, ci sono andati sopra, secondo me con qualche episodio un po' dubbio. Il campo non era bellissimo. No. Abbiamo sembrava bello, sì, però pieno di buchi. Primo tempo siamo partiti bene, abbiamo avuto tante occasioni. Sì. Secondo tempo, secondo me, primi 15 minuti abbiamo avuto un callo proprio mentalmente. Sì. Pensavamo di averla già in mano, però dopo siamo stati bravi a restare lì sul pezzo e a portare il punto a casa, che oggi finalmente
possiamo dire che siamo saldi, quindi ora. E quindi si festeggia! Dai, è così, ragazzi! Vi ringraziamo come sempre per aver visto l'ennesimo episodio dell'MSP da Trebbo. È tutto. Bella, ragazzi. Ciao. 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 Ragazzi, non avrei mai voluto, e mi dispiace in realtà, far uscire questo video, fare questo video. Sono stati 4 anni splendidi qua all'MSP, 4 anni dove è iniziato praticamente tutto, perché ufficialmente posso dire di essere maturato e di aver acquisito una maturità importante su YouTube grazie all'MSP e grazie alla mia serie che vi ha appassionato e che ho portato fino a quest'anno, finché sono riuscito anche con l'infortunio purtroppo. E non avrei mai voluto o avrei voluto rimandare il più possibile questo video, perché è un video che faccio a malincuore e è un momento per me importantissimo. Purtroppo, come avete potuto vedere, nell'ultimo anno sono cambiate veramente tante cose e l'infortunio mi ha veramente ha cambiato tante prospettive, sicuramente mie e anche della società, perché dall'altra parte purtroppo la società ha perso un elemento importante di quello che poteva essere un percorso ed un obiettivo quest'anno, e da parte mia invece sono mancato ad un percorso che quest'anno ambiva a fare bene, e purtroppo devo far fronte a questa realtà e questa situazione. E ci ho pensato veramente bene in questi giorni e alla fine ho preso la decisione che molto probabilmente, quasi sicuramente, non rimarrò più l'anno prossimo all'MSP a malincuore, perché penso che questi anni siano stati dei anni bellissimi, splendidi, però è giunto il momento di separarci, perché non vi nascondo che dopo un infortunio del mio tipo andare a affrontare un altro anno di promozione forse non riuscirei ad essere all'altezza, o meglio riuscirei ma non al 100% di come vorrei, e quindi data questa situazione ho deciso di non rimanere. Se l'MSP fosse stata retrocessa sarei rimasto, perché avrei trovato una categoria che poteva non essere di quel livello, e quindi una categoria un po' più semplice, soprattutto, ripeto ragazzi, per quello che è il mio percorso e per quello che è stato il mio incidente e il mio infortunio. Quindi ritrovarmi nuovamente, riprendere sui campi a certi ritmi, magari poteva e sarebbe stato un possibile danno per me. Non è stato solo questo il motivo della mia scelta, ma ovviamente, come ben sapete, come ho sempre detto, il mio lavoro in questi anni si è fortificato sempre di più come influencer, come youtuber, e quindi purtroppo, per nostra fortuna, anche per diverse situazioni che poi capitano durante l'anno, io debba andare via per lavoro o fare determinate attività da cui non mi posso tirare indietro, e quindi c'era anche questo rischio che se io fossi rimasto all'MSP molto probabilmente, ragazzi, sarei potuto mancare a tanti e tanti allenamenti, e per chi gioca in queste categorie sa che cosa vuol dire giustamente l'allenamento e sa il valore che ha un allenamento. Detto ciò, non significa che nella scelta che io poi andrò a prendere e che prenderò, non prenderò in maniera seria l'allenamento, ma lo farò sempre in maniera corretta nei confronti della società in cui magari andrò a far parte, e quindi lo metterò sempre in chiaro. Mi trovo in una situazione in cui non avrei voluto prendere questa scelta. Io non voglio che adesso voi andate a pensare che io quest'anno ho tifato perché l'MSP retrocedesse, ma io ho sempre tifato perché l'MSP potesse fare bene, e ho sempre accompagnato i ragazzi
finché ho potuto. Anche con la serie non usciranno più altri video fondamentalmente, e i video che sono usciti, che avete visto da quando mi sono infortunato ad oggi, state video un po' rivisitati, perché fa tanto la differenza non essere all'interno dello spogliatoio e non vivere la situazione che hanno vissuto i ragazzi, e andare e puntare una telecamera addosso dei ragazzi che non stavano passando un bellissimo periodo, perché fino all'ultima partita che avete visto in questo episodio purtroppo i giochi non erano fatti e si respirava aria tesa, tant'è che anche il mister tante volte non mi ha permesso di filmare per il contesto brutto che si era creato. E in una serie dove fa tanto la differenza andare a percepire le sensazioni, le emozioni, far trasparire tutto quello che succede all'interno di una categoria, è fondamentale. Non poterlo fare è devastante, e anche per voi signori che siete in primis gli spettatori di questa serie, non è più stimolante e motivante seguire e continuare la serie. Continuerò ovviamente a far nascere progetti e a far progetti se posso riuscire a riprendere a 360 gradi. Ritrovarmi nel bel mezzo di un anno a dover riprendere il 20 o il 30% di tutto quello che succede, purtroppo io non ci sto, e alla fine purtroppo non è la stessa cosa. Lo avete visto e mi avete chiesto in tantissimi il perché non uscissero più gli episodi, o se uscissero uscissero così in ritardo. La verità è questa, è che non siamo poi più riusciti a seguire la squadra come si deve, perché la squadra non stava passando un bel periodo, e io in primis ho voluto rispettare la squadra senza andare ad interferire in dinamiche di spogliatoio, anche se fin dall'inizio lo hanno sempre saputo della serie e hanno sempre saputo che sarebbero stati ripresi. Ovviamente ragazzi, ci tengo a precisare che con l'MSP non ci sono stati litigi di alcun tipo, ma c'è stata solo una discussione a cielo aperto, nel senso che mi hanno chiesto cosa e che intenzioni avessi il prossimo anno, e io gli ho espressamente detto quelli che erano purtroppo le mie di priorità, quelli che erano le mie di sensazioni. Sicuramente il prossimo anno sarà un anno molto molto impegnativo anche a livello di eventi, perché come avete potuto sentire nascerà una nuova lega e nascerà la Kings League Italia, e non sia mai che io possa partecipare anche a questo nuovo format e che io possa puntare anche a questo nuovo format. Quindi ci sono tante cose in ballo, anche la YouTuber League, tanti eventi comunque sia su YouTube che in questi anni si sono affermati sempre di più. Detto ciò ragazzi, avendo preso coscienza di tutte queste considerazioni, sono giunto alla mia decisione finale. Questo è il quanto, spero che mi abbiate capito, spero che mi supporterete comunque e che continuate ragazzi a supportare l'MSP, perché è fondamentale che voi supportiate l'MSP. Ad oggi stiamo e sto facendo un torneo e dei tornei per cercare di recuperare la mia forma, quindi continuate a seguirmi perché farò uscire un torneo dove andrò a smuovere i miei primi passi sul campo. Spero che voi mi possiate seguire in ogni avventura che io andrò a fare e in ogni avventura in cui io mi ci metterò al 100%. Detto questo, ci vediamo presto in un altro video sul canale. Io ringrazio, ripeto nuovamente, l'MSP per questi anni splendidi. Forza sempre, ma sempre, sempre MSP. Conserverò per sempre questa maglia che mi ha dato veramente tanto, che mi ha fatto crescere come ragazzo. E ci vediamo in una nuova avventura presto sul canale. Vi darò aggiornamenti. Da Off Samuel è tutto. Ti fate sempre MSP. Ci vediamo in un altro contenuto sul canale. Ciao a tutti ragazzi, arrivederci. Ciao.